Lo Sport, in collaborazione con... Pegaso annuncia 40 giorni di offerte. Finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30%. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Ancora una volta il presidente dell'Alessandria Calcio, Luca Di Masi, ha rinviato a nuova data la conferenza stampa durante la quale avrebbe parlato del futuro dei grigi. Se il rinvio è stato fatto vuol dire che ci sono o ci saranno importanti novità. Siamo certi che non è un giallo, ma che possa trattarsi di decisioni particolari che la Lega Calcio dovrà prendere nei prossimi giorni, sia sui ripescaggi che sulla composizione dei gironi. Quindi un silenzio, quello del presidente Di Masi, giustificato, anche se la tifoseria è in fermento per conoscere le sorti del club mandrogno. E mentre il silenzio del presidente continua, non mancano le solite voci sui nomi dei papabili allenatori che dovrebbero o potrebbero sostituire Angelo Greducci. In queste ore girano voci sulla possibile presenza di Gaetano Auteri oppure di Luca Prina. E mentre si resta in attesa di conoscere il futuro tecnico dei grigi, si parla anche di un altro cambio al vertice della direzione sportiva. Va comunque ricordato che Giuseppe Magalini è sotto contratto fino al 30 giugno del prossimo anno. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Il meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria. Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche, senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50%. Punto Fuoco le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni. Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03. Vi diamo un motivo in più per non prendere impegni venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno. L'associazione di volontariato Amici di Solero compie 20 anni e per l'occasione invita tutti alla sagra del fritto misto di pesce in centro paese nel bellissimo parco dell'asilo Carlo Guasco. Si cena al coperto con ottimi piatti di pesce preparati secondo le migliori ricette e per coloro che non amano il pesce è a disposizione IP, la specialità solerina prodotto déco e gustosi piatti di carne, il tutto accompagnato dagli storici vitigni del territorio e tutta la qualità dei prodotti italiani a chilometri zero. Alla sera poi si balla con la grande musica dal vivo, venerdì 10 con l'orchestra Leo Live, sabato 11 con l'orchestra Eva for You, domenica 12 con Crazy Group. Si ricorda che l'ingresso è libero, il coperto non si paga e il ricavato delle serate verrà devoluto al restauro della casa Carlo Guasco, sede dell'asilo infantile del paese di Solero. La Proloco di Predosa vi invita il 3, 4, 5, 10, 11, 12 giugno all'ormai famosa Sagra delle Fragole giunta alla 31esima edizione. Presso il Palatenda del Paese, a partire dalle 19.30, si potranno gustare i rinomati piatti della tradizione, come il risotto con le fragole e gli agnolotti predosini, da abbinare ai vini DOC della cantina di Mantovana. Ma non solo, tante altre specialità gastronomiche che hanno contribuito in questi anni a fare diventare questo evento uno dei più importanti del nostro territorio. 31esima Sagra delle Fragole, il 3, 4, 5, 10, 11, 12 giugno a Predosa. Tagliolo Monferrato, il 10, 11, 12 giugno, vi aspetta per la terza Sagra Equisolidale. Il menù ricco saprà lietare il vostro palato. Affettati misti, lumaca alla Borgogna, risotto alla Cortese, grigliata mista di carne, patatine, dolci e tanto altro ancora. Venerdì si ballerà con l'orchestra di Romina. Sabato dalle ore 21, ospiti direttamente da Zelig, Balbotin e Andrea Possa. Domenica dalle ore 10, tantissime attività,
Il servizio di ristorazione aprirà a pranzo e a cena e la serata sarà accompagnata dall'orchestra Noce Latina. Vi aspettiamo numerosi! Domenica 12 giugno ad Arquata Scrivia ritornano a grandissima richiesta gli ambulanti di Forte dei Marmi. Nella centrale via Libarna, con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo, tutto il meglio del Made in Italy artigianale. Solo qualità garantita al miglior prezzo. Abbigliamento, borse, scarpe, pelletteria di altissima fattura artigianale, il miglior cashmere, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, raffinata arte fiorentina. Domenica 12 giugno ad Arquata Scrivia, gli ambulanti di Forte dei Marmi, vere e proprie boutique a cielo aperto. Parco acquatico Lavagello, inaugurazione della stagione estiva sabato 11 giugno, www.lavagello.it. Parco acquatico.